Allora, il Pyramidation. Creo il cerchio che passa nei vertici di questa faccia. Creo il centro di questo cerchio, che sarà il centro della faccia. Come abbiamo detto, adesso spengo la sfera un attimo. Qui devo creare posso anche cancellare il poliedro originale, così vedo meglio. Devo creare questa linea. Poi dopo devo estenderlo per farlo arrivare a questa sfera. Quindi faccio extend fino qua questa linea. Ok, ecco arrivato. Adesso posso anche spegnere la sfera e qui devo fare questo piramide che ha il vertice questo e questa faccia come base, giusto? Extend. Ecco, Extrude Surface to Point, sì, si risolve in questo modo. Quindi questa superficie la estrudo a un punto, invece di creare tutti i triangoli. Vedete adesso, se nascondo l'isoparametriche, vedete adesso ho creato questa tassellazione. Proviamo a specchiarlo sotto. Allora, creo un piano perpendicolare a questo segmento, quindi piano di lavoro ovviamente, tre punti, 1, 2, punto medio, anche perpendicolare, e questo qua va bene, ok, questo può essere specchiato adesso, da qui a qui, al punto medio. Vedete, è stato specchiato. Anche questo può essere specchiato qua. Quindi seleziono, faccio sempre un piano di lavoro con tre punti perpendicolare a questa cerniera, diciamo. Allora, di nuovo. Faccio cominciare da qua. E qui. Ok, adesso è diventato perpendicolare a questa cerniera. Adesso seleziono questo, faccio mirror. Mirror qui a qui, perfetto. Ok. Proviamo a farlo tutto quanto adesso fino qua, questa cupola, per non tagliare questi triangoli. Forse ci piace di più fare finire senza avere pezzi mezzi pezzi, diciamo, di questa cupola geodetica, sì. Allora, qui esplodo questo oggetto che è un piramide, che per lui è un oggetto completo. Lo esplodo e cancello le parti sotto. Adesso seleziono quello che mi manca. Questo e questo no. Ok, e questo posso andare adesso, sempre tornare al piano di lavoro. Vado sopra, faccio array polar, sempre con il centro qua, 5, da qui a qui. Ok, vedete? Adesso sembra che va bene.